pirata con vento forte è mare formato. A differenza della pirata con vento leggero, quella con vento forte deve essere proprio cioè colpo secco, deve essere una pirata secchissima, quindi un cambio di direzione il più veloce possibile. Diciamo, la problematica è che per avere una rotazione veloce dello scafo, ovviamente l'ideale è avere uno sbattamento iniziale, diciamo, dal lato normale, chiamiamolo, sul vecchio sottovento, e poi dopo avere anche in realtà uno sbattamento sul nuovo sottovento, per poi rialzare e ripareggiare la barca. Per fare questo doppio movimento, in realtà, un movimento dell'equipaggio equilibrato, ovvero sia un movimento che preveda che l'equipaggio rientri leggermente in barca, quindi fa sbandare la barca leggermente di più del dovuto. Questo aiuta la virata veloce, assolutamente, sempre che l'equipaggio non faccia l'errore, secondo me più grave in questi casi, che è quello di portarsi in anticipo, troppo in anticipo, su un nuovo sopravvento, magari buttandosi già quasi in falchetta. Oppure, per i singolisti e i derivisti, il fatto di anticipare il passaggio. Soprattutto sui camminati, l'equipaggio è portato a fare questo, perché ovviamente è meno faticoso in discesa, no? È un cambio che fa in discesa, quindi fai molto faticoso di salire su nuovo. Però il problema è che questo rallenta immediatamente la rotazione e soprattutto rallenta un sacco la ripartenza. Invece l'ideale è avere la barca, diciamo, con un peso abbastanza centralizzato per tutta la fase della manovra, per poi poter avere la schiacciata, diciamo, subito nel momento in cui hai ripreso la rotta corretta sul nuovo lato, a quel punto di riavere la schiacciata. Quindi deve essere carico da un lato, faccio la virata, quindi mi porto bolina stretta, viro tutto nello stesso movimento con grande violenza. A quel punto l'equipaggio schiaccia sul nuovo lato, nel momento in cui io sto rialzando e sto ripartendo. Il rischio di mancare la virata c'è per un sacco di barche in queste condizioni qua. Quindi l'unico modo per evitare di mancarla, appunto, è un movimento veloce con una dinamica, direi, idrodinamica che funziona bene. Quindi una dinamica che ti aiuta alla rotazione. A quel punto lì tu passi velocemente in pro al vento e a quel punto lì la virata viene bene. È ovvio che col singolo non puoi fare molto, avendo solo la randa non puoi fare molto per aiutare, invece con una barca con il fiocco, diciamo che un tocco di accollo può essere una buona idea nel momento in cui deve essere proprio una sfiorata di fiocco a collo, in modo tale da aiutare la rotazione nel momento cruciale. Quella lì, diciamo, il rischio di mancare la virata è la cosa peggiore che mi possa capitare, che vuol dire che si perde veramente almeno mezzo minuto per riuscire a riorganizzare. Ciao, buona giornata.